Ciao! Eccoci pronti per esplorare la montagna. Oggi conosceremo la flora e la fauna. Innanzitutto ricorda, la flora è l'insieme delle piante e dei fiori di un determinato ambiente. La fauna è l'insieme degli animali di un determinato ambiente. Siamo pronti? In montagna, man mano che aumenta l'altitudine, e cioè l'altezza, il clima diventa sempre più freddo o rigido e il terreno diventa sempre meno fertile. Per questo motivo, a diverse altezze vivono piante e animali differenti. Più si è in alto e più diminuisce la disponibilità di cibo, rendendo la vita di piante e animali sempre più difficile. Come già sicuramente saprai, la montagna è un rilievo del terreno che parte dai 600 metri di altitudine. Come puoi vedere da questo grafico, al di sotto dei 600 metri si parla di collina. Ma adesso andiamo a conoscere la montagna dai 600 ai 1000 metri, cioè la bassa montagna. Fino ai 1000 metri il clima è ancora mite e permette la crescita di olivi, viti e altre piante coltivate dall'uomo. Sempre fino ai 1000 metri si incontrano i boschi di latifoglie, cioè piante con foglia larga, come le querce, i castagni, i faggi, i noccioli. Qui possiamo incontrare il picchio, oppure i roditori come lo scoiattolo e il ghiro. Vi sono anche la volpe, il cinghiale, l'istrice, il riccio. Non mancano gli animali d'allevamento. Ma adesso continuiamo a salire. Ci spostiamo in altezza e arriviamo fino ai 2000 metri, dove si trovano i boschi di conifere o aghifoglie, cioè alberi con le foglie a forma di ago. Le aghifoglie sono sempre verdi, cioè sono verdi per tutto l'anno, come l'abete, il pino, il larice. Ed ora ecco chi possiamo incontrare a questa altezza. Il cerbiatto, che una volta adulto diventerà un cervo. L'orso. Il capriolo. Il lupo. La lince. Il falco. Il bisone, il gufo. Ma ora continuiamo la nostra scalata e arriviamo ai 3000 metri. Dai 2000 ai 3000 metri crescono solo bassi arbusti come il pino mugo e il rododendro. E fiori che resistono alle temperature rigide e al forte vento, come la stella alpina. Ora osserviamo la meraviglia di questi paesaggi. Fino ai 2500 metri sono presenti anche pascoli, cioè terreni ricoperti di erbe spontanee. A questa altitudine vola l'aquila, sgambetta il camoscio, fischia la marmotta, si arrampica lo stambecco. Vediamo ora cosa c'è oltre i 3000 metri, proprio in alto. Non c'è quasi vegetazione, è il regno delle rocce e dei ghiacciai.
A questa altitudine crescono solo muschi e licheni sulle rocce e intorno ai ghiacciai.